Dopo quasi 30 anni di cruento e apparentemente irrisolvibile conflitto civile nell'Irlanda del Nord, oggi è stato annunciato il raggiunto accordo di pace tra il governo protestante e il movimento di resistenza irlandese. Le mouvement protestant de cette enclave anglaise et le mouvement de résistance irlandais Sinn Féin sont arrivés à un traité de paix. Hanno detto alla CNN che è stata la cattura e l'assassinio in Francia del terrorista irlandese Seamus O'Rourke, avvenuto per mano ignota, a creare quella serenità che ha reso possibili i negoziati di pace, giunti oggi alla loro conclusione. O'Rourke, in passato, era stato disapprovato dall'IRA, la frangia guerrigliera di Sinn Féin, perché considerato un separatista che agiva in modo isolato. Beh, allora, è stato un piacere. Com'è? Hai detto qualcosa? Rassegnati, non metterà più piede qui. Sì. È vero, non metterà più piede qui. Non posso neanche prendere i soldi per pagare il conto. Ci penso io. Io pagherò il prossimo. Che c'era nella valigetta? Non me lo ricordo. Lezione numero 2. Teniamoci in contatto. Vai. Niente domande, niente risposte. Questo è il nostro lavoro. Bisogna accettarlo e andare avanti. Forse questa è la lezione numero 3.